25 aprile è la festa della liberazione dal nazifascismo. Anche quest'anno a destra c'è chi non la festeggia. Il ministro Salvini parla apertamente di derby tra fascisti e comunisti. Queste provocazioni vanno ignorate o combattute? Intanto va combattuta l'ignoranza storica, perché in questo paese è esistita non tanto tempo fa una dittatura nazifascista che ha prodotto notevoli guasti sociali, e per far questo bisogna applicare appieno la nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, che è nata appunto dalla lotta antifascista e che reca in sé molti principi che ancora oggi hanno un valore straordinario. In particolare, in valore straordinario, là il passo di quella Costituzione, laddove si dice che il partito fascista non va ricostituito sotto nessunissima forma. E per questo ci vorrebbe più coraggio per esempio nell'impedire che alcune associazioni che si rifanno pienamente a quegli ideali abbiano praticamente libertà di operare in questo paese, e ci vorrebbe anche meno annacquamento dei valori democratici. Io penso per esempio a quella che voleva essere qualche poco tempo fa una riforma costituzionale che, io mi permetto di dire, cercava in qualche modo di esautorare il Parlamento, e quando si esautora il Parlamento in una repubblica come quella italiana si rischia che forme dittatoriali vengano a galla. Perché per la CGIL e i suoi militanti la ricorrenza del 25 aprile invece resta così amata e partecipata? Ma intanto perché il mondo del lavoro, i lavoratori e le lavoratrici hanno avuto un ruolo importante, determinante nella liberazione di questo paese dalla dittatura nazifascista, e poi perché noi sappiamo benissimo che una dittatura come quella nazifascista ha prodotto notevoli guasti per le nostre condizioni, cioè per le condizioni della gente meno abbiente, in questo caso dell'Italia, ma in generale succede in tutte le parti del mondo. Quando c'è una dittatura aumentano le discriminazioni, aumentano le diseguaglianze, aumenta il fatto che sia impedita la libertà di pensiero. Basta per esempio domandarci come mai in questo momento anche la CGIL è scesa in campo contro quella che sembra ormai una certezza, la chiusura di Radio Radicale, che è una voce libera e molto importante nel panorama informativo in questo paese, per non dire poi di quello che succede rispetto a ciò che uno pensa in termini religiosi o politiche o politici, oppure addirittura per quanto riguarda le condizioni della donna. Insomma, non è un caso che in questo momento anche sulle condizioni della donna stanno ritornando avanti, insomma, alla ribalta delle discussioni che sembravano ormai superate dalla storia, come per esempio la questione dell'aborto. Quindi noi siamo fondamentalmente per una democrazia partecipata, una democrazia non plebiscitaria, ma tutto questo è possibile solo se si mantiene questa forma costituzionale che noi conosciamo. Se restringiamo il campo della partecipazione, restringiamo la democrazia, e le classi meno abbienti avranno sicuramente di che dolersene. C'è anche chi il 25 aprile vorrebbe festeggiarlo, ma non può, cioè i lavoratori e le lavoratrici del commercio. Per questo i sindacati di categoria continuano a indire sciopero il 25 aprile per il 1° maggio, Pasqua, Pasquetta, Natale, Santo Stefano, Capodanno. Ma uno dei due azionisti del governo non aveva promesso di limitare le aperture selvagge? Certamente era stato promesso, ma io direi che la CGIL fa bene, la FILCAMS CGIL fa bene, fanno bene, facciamo bene a lottare perché, appunto, soprattutto quando ci sono delle feste comandate, quando addirittura queste feste parlano, insomma, di liberazione da una dittatura o di esaltazione del mondo del lavoro, del ruolo del lavoratore e delle lavoratrici, in modo che in questi giorni non si debba e non si sia obbligati a lavorare, anche perché diciamo che il fatto di lavorare nelle feste comandate o la domenica o in generale per le festività non è che produce da un punto di vista commerciale un avanzamento delle vendite. Credo invece che avanzi un'altra cosa, purtroppo, cioè che avanzi quella cultura mercificatoria che azzera
i rapporti sociali, e noi viviamo di rapporti sociali, vogliamo vivere di rapporti sociali, la democrazia sono un insieme di rapporti sociali, e per questo che noi siamo fondamentalmente contrari al lavoro domenicale e per le festività. Dopo il 25 aprile c'è il 1 maggio, festa del lavoro. Quest'anno i sindacati dedicano la festa all'Europa e anche la CGIL Toscana venerdì scorso era a manifestare insieme ai sindacati europei a Bruxelles. Che significato ha? Ma se noi pensiamo al lavoro, ai diritti, allo Stato sociale, noi pensiamo a qualcosa che conosciamo soltanto in Europa, soprattutto per quanto riguarda lo Stato sociale. In Europa c'è lo Stato sociale più evoluto, cioè c'è un welfare più evoluto che in tutto il resto del mondo. Io penso che noi dobbiamo lottare perché questo sistema sociale resti, anzi, diciamo, sia sempre più a disposizione delle persone meno abbienti, che ultimamente l'hanno visto un po' ritirarsi perché, diciamo, ci sono delle compatibilità economiche che devono essere rispettate e che forse ingiustamente devono essere rispettate. Quindi noi abbiamo bisogno, in un mondo che è globalizzato, di un'entità sia territoriale che politica che sociale che sia più grande del singolo paese, perché possa confrontarsi meglio, con più potenzialità al cospetto delle potenze mondiali, e per questo vogliamo un'Europa che si rifaccia appieno a quello che, diciamo, è stato il manifesto che poi, insomma, ha visto nascere l'Europa, cioè il manifesto di Ventotene.